adesso.it potrete così conoscere gli oltre 40.000 uomini e donne che con la divisa azzurra giorno e notte. Allora muovete decisamente tutta la spiaggia di Jesolo. Signore e signori, queste sono le frecce tricolore. Il verde, il bianco e il rosso del nostro grande, bellissimo tricolore vanno su dritti nel cielo. 1500 metri, oltre 650 km orari. Loro vi guardano adesso a testa in giù, sono pronti per cambiare lentamente configurazione. E questo cambio di configurazione da questo grande triangolo, lentamente agli ordini del capo formazione, andremo a disegnare un altro altrettanto grande rombo. Loro lentamente cambiano posizione, tutto alla vostra destra, dal triangolo delle frecce tricolori, ecco, disegnare questo gigantesco rombo. Formazione quindi a rombo o a diamante per le frecce tricolori, il vertice di questo rombo, il capo formazione, il maggiore Jens Lange, incastrato al centro tra tutti i suoi colleghi Bonisè e il capitano Marco Zoppitelli, chiude la coda di questo grande, grandissimo rombo, il solista, ma ve lo presenteremo fra qualche istante. Macchine fotografiche pronte proprio lì, sul centro della display line, loro vanno su, dritti nel cielo azzurro di Jesolo, pronti per la prima grande apertura delle frecce tricolori. Ed ecco la prima grande apertura, 5 gli aeroplani alla guida del maggiore Jens Lange, 3 aeroplani alla guida del capitano Marco Zoppitelli. Il solista va su dritto nel cielo, lascia spazio al palcoscenico per i suoi colleghi di formazione. Macchine fotografiche pronte, questo è il primo grande incrocio. Looping, i tre aeroplani del capitano Marco Zoppitelli, un mezzo 8 cubano qui sulla nostra testa. Lui ora dà tutta potenza al suo MB-339, deve raggiungere il più velocemente possibile il capo formazione. 8 velivoli alla vostra destra, non distraetevi, tutta la vostra sinistra arriva in solista. Eccolo a disegnare la prima grande manovra acrobatica di questo addestratore tutto italiano, un tonno in quattro tempi, una rotazione in quattro tempi, 1, 2, ecco, no, il tonno è una rotazione, il simbolo della passione, il simbolo della professionalità di tutti i piloti dell'aeronautica militare. Allora non perdete di vista il centro della display line, lì proprio in alto, sulla verticale, lì sopra le boe, oltre la motovedetta che segna il centro della display line, 2 sezioni si sono appena separate e tra qualche istante andranno a incrociarsi lentamente. Questo incrocio disegnerà nel cielo di Jesolo il simbolo della nostra grande passione. E allora fumo bianco per gli 8 MB-339 delle frecce tricolori. Loro vanno su dritti nel cielo. Signore e signori, un grande, grandissimo applauso. Questo è il cuore delle frecce tricolori. E se il cuore è il simbolo della grande passione, arriva lui tutto dalla vostra destra, il solista, a sottolineare la grande inventiva, il grande estro degli uomini e delle donne dell'aeronautica militare. Lui si è attento, ha disturbato la persistenza di questo meraviglioso cuore. Non perdete però adesso, con i fumi colorati, fra qualche istante un altro incantevole incrocio. Allora, macchine fotografiche pronte, pochi secondi ancora, 3, 2, 1, foto, ora! Incrocio del cuore delle frecce tricolori, la figura più giovane dell'intero programma acrobatico, lui oltre 600 km orari. Qui sul centro della display line fumo bianco e a disegnare nell'azzurro cielo di Jesolo
questa gigantesca questa è una virata Snyder positiva. Lui è letteralmente schiacciato sul suo seggiolino, pensate, oltre 7,5 g positivi. Questa è l'accelerazione, tutto in questo momento pesa oltre 7 volte il peso che peserebbe normalmente sulla terra. Lui però vuole ancora una volta stupirci, dai 7,5 g positivo, questo pull up negativo va a 3,5 g negativi, una differenza in valore assoluto di oltre 10 g. Lui si allontana lì alla vostra destra in alto e si perde quasi spinto dal suo fumo, tutto alla vostra destra, gli 8 MB339 alla guida del capo formazione. Ed era la voce del maggiore Jens Langen, 3.40 con 9.5, 340 nodi, oltre 670 km orari. Lui vuole presentarci i Pony 4 e i Pony 5, e allora accogliamoli con un grande applauso. Lui è veneto, direttamente da Belluno, il Pony 4 Mattia Bortoluzzi, Pony 5 il capitano Stefano Centioni. Grazie al loro fumo bianco, le frecce tricolori vogliono regalarvi quest'altra incredibile figura acrobatica. E allora, come il Friuli, una terra di grandi, grandissimi vini, anche il Veneto ha questa grande tradizione. E allora, signore e signori, qui sul centro del lungomare di Jesolo, questo è il calice delle frecce tricolori. E mentre il calice di questo ottimo vino veneto si allontana tutto alla vostra sinistra, occhi puntati tutti alla vostra destra. Il solista disegnerà ora la manovra tecnicamente più complicata, un lento sull'asse dell'aeroplano. Oltre 650 km orari, lui lentamente quasi accarezza la cloche del suo cavallo d'acciaio, a dimostrarci ancora una volta la grande, immensa maneggevolezza di questo, e su nel cielo a disegnare questo grande, grandissimo cigno. 750 metri, questa è la quota ora testa in giù. Loro disegnano questo grandissimo ciglio, immaginate un lunghissimo siso, tra qualche istante fumo bianco per un'altra incredibile virata Snyder. Questa volta una virata Snyder negativa, il casco di delle frecce tricolori, lui è letteralmente spinto fuori dall'aeroplano. Fortunatamente il suo specialista l'ha saldamente legato al sedile del suo MB339. Pensate, un'accelerazione negativa che sulla terra è impossibile da riprendere. Lui si allontana lì dritto nel cielo e andiamo sul centro della display, una lunghissima linea davanti. 5 i velivoli col tricolore. Signore e signori, questa è una delle manovre più storiche delle frecce tricolori. Questo è la grande Arizona delle frecce tricolori. Ed è nel verde, bianco e rosso dell'Arizona delle frecce tricolori e il solista che va su dritto nel cielo, quasi si fa coccolare dal fumo bianco del suo aeroplano. Signore e signori, l'Arizona degli aviatori era il luogo di ritrovo degli aviatori degli anni 20. Gli uomini, i piloti, gli specialisti delle pattuglie acrobatiche degli anni 30 incontravano tutti gli appassionati. Meravigliosa foto. 3, 2, 1, foto, ora! Solista in cielo, ancora una volta per lui oltre 650 km orari, spinto quasi dal fumo bianco del suo aeroplano, fino a quando la forza di gravità avrà la meglio sul peso del suo cavallo d'acciaio. Lui si ferma su, dritto nell'orizzonte, si fa quasi avvolgere dal fumo bianco, ve lo voglio presentare, accogliamolo con un grande, grandissimo applauso, lui è il capitano Fabio Capodanno. E lui ancora una volta si allontana, lascia spazio alle due sezioni, questa è l'unica manovra che inizia con le due sezioni separate. I tre velivoli di Pony 6 disegneranno nell'azzurro cielo di Jesolo questo grande, gigantesco bersaglio, i cinque velivoli del capo formazione
formazione disegnano una lunga, lunghissima freccia. Il capo formazione colpisce il centro esatto, questo bersaglio, questo è il simbolo della caccia militare. L'arco e le frecce da sempre rappresentano i piloti dell'aviazione militare e della caccia, loro oggi lo dedicano a tutti i piloti di ieri, ma soprattutto ai ragazzi e alle ragazze di domani, perché magari, chissà, anche loro un giorno potranno indossare la nostra stessa uniforme. Yacht Delivery Display Line, per lui oltre 600 km orari, fumo bianco e poi su, in piedi sull'orizzonte, va su e due tornò sull'asse. Tonno, poi si fa avvolgere dal fumo bianco e poi silenzio. Signore e signori, questo è l'Onsovac del solista delle frecce tricolori. Ancora un grande, grandissimo applauso, il capitano Fabio Capodanno. Pensate, questo è uno dei pochi jet al mondo in grado di fare questa manovra. Un jet tutto italiano, ancora una volta, pilotato dai nostri piloti militari. Interni via, esterni via, prima i gregari interni, poi i gregari esterni. Questa era la manovra dei doppi tonno, la manovra che introduce probabilmente la manovra più famosa dell'intero programma acrobatico. Loro vanno su, configurazione a piramidone, questa è la voce del capo formazione. Per l'apertura via, loro vanno in 8 direzioni diverse. Il capo formazione ha i comandi, il solista innesca la grande apertura, questo è il conto alla rovescia. 5, 4, 3, 2, i velivoli alla vostra destra. Scegliete uno dei gregari del maggiore Jans Langen o uno dei gregari del capitano Marco Zoppitelli. Siamo letteralmente circondati. Loro adesso puntano decisamente verso il centro della display line, invertono il volo rovescio e riposizionano volo bellato per i 8 velivoli delle frecce tricolori. Macchine fotografiche pronte, questo è sicuramente l'incrocio mozzafiato delle frecce tricolori. E salutiamoli con un grande, grandissimo applauso i tre velivoli del rombetto, così nel gergo tecnico chiamiamo i velivoli del capitano Marco Zoppitelli. Dovranno ora dare tutta potenza al loro motore. Invertono adesso il volo. Signore e signori, questa è la voce dell'MB 339 delle frecce tricolore. Devono ricongiungere il più velocemente possibile, dare spazio in alto alla vostra destra al solista. Francese significa botte, immaginate un'immensa botte, lui ne disegna il contorno. C'è qualcosa però di strano sul ventre dell'aeroplano, luci accese e carrello estratto. Significa configurazione d'atterraggio, lui, Fabio Capodanno, ci dimostra ancora una volta la grande maneggevolezza di questo MB-339. Ancora una volta su, dritto nel cielo, oltre 1500 metri, lui disegna nell'azzurro cielo di Jesolo questa gigantesca O. Carrello estratto significa velocità ridotta, quindi ancora più attenzione sulla cloche e sulla manetta di questo MB-339. Salutiamolo tutto alla vostra sinistra, i piloti poco a destra del centro della display line, loro lo fanno a modo loro. Macchine fotografiche pronte, scoprirete così qual è la distanza tra questi 8 velivoli delle frecce tricolori. 3, 2, 1, foto, ora! E non abbiamo un attimo di
respiro, perché tutto alla vostra sinistra. Arriva ancora una volta il solista, luce accesa e quindi carrello d'atterraggio estratto. Signore e signori, questa è sicuramente la manovra più spettacolare del solista e la manovra che di fondo ha solo... lunghissimo serpentone bianco, oltre 2 chilometri di fumo bianco. Lui però vuole salutarci ancora una volta a modo suo e va su a cavalcare le bellissime montagne di questa altrettanto incredibile terra. Lui ci saluta. Tutto alla vostra destra, la formazione degli 8 velivoli lì sull'orizzonte, pronto e pronta per salutare questo lunghissimo mare di Jesolo. Lo vogliamo fare a modo nostro, quindi con il tricolore più lungo del mondo. Tra qualche istante riflessi del sole e le luci del ventre del nostro MB339 disegneranno questo tricolore. Lo vogliamo fare accompagnati ancora una volta dalle incredibili, meravigliose parole del grande maestro Luciano Pavarotti. Italia, verde, bianco e rosso, a ricordarci i nostri oltre 150 anni di storia. 1861-2011, siamo sulla coda dei festeggiamenti per la nostra grande unità nazionale. L'augurio che noi facciamo è, parafrasando le meravigliose parole del maestro Luciano Pavarotti, che sia davvero un vincere, ma un vincere in tutta la nostra vita, a casa, sul lavoro e con i nostri amici. Lo spettacolo delle frecce tricolori si conclude qui. Aeronautica Militare vi ringrazia e vi ricorda ancora una volta la presenza qui sul lungomare di Jesolo del suo stand gazebo di colore azzurro. Lì potrete ricevere i numerosi poster o accendere o rinnovare l'abbonamento a rivista Aeronautica. Non c'è tempo però da perdere, occhi puntati ancora alla vostra destra. I piloti delle frecce tricolori vogliono salutarvi, così voi muovete davvero la spiaggia di Jesolo. Allora sventolate i cappellini, sventolate le bandiere, signore e signori, questi sono i piloti delle frecce tricolori. L'aeroporto di Rivolto, è tempo di tornare a casa. Lo spettacolo delle frecce tricolori ovviamente continua per tutta l'estate sulle più belle spiagge italiane. Venite a trovarci sul sito ufficiale dell'Aeronautica Militare, www.aeronautica.difesa.it. Permettetemi un ultimo grande ringraziamento a tutti gli amici dei club Frecce Tricolori, dal club numero 1 di Pieve di Soligo fino al club numero 128 di Alpago. Grazie, grazie, grazie. Ci vediamo alle prossime bellissime manifestazioni.